Salve amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Sto caricando un video girato da poco e faccio questo anche per l'angolo dei commentari geopolitici di Santen Chan, che poi sarei io. Ho iniziato anche una nuova serie, la seconda, della bitacora del Capitan Santen Chan. E riguardo il possibile conflitto che forse si è sventato in Crimea, la confrontazione fra russi e ucraini, ricordiamo che Stalin deportò tutta la popolazione autoctona di Crimea, gli ucraini e i catari o catari di Crimea, però Russia insiste e continua pressionando Ucraina. Ucrania, volendo compiere degli atti di separatismo per parte della popolazione russofona, uguali a quelli che per esempio hanno portato la Moldavia a dividersi in Moldavia e Transnistria, lasciando una stele di morti, 1,5 milioni, tanto dal lato moldavo come dal lato transnistrio, cosa che non è molto trascesa in Occidente. Ma c'è stato del separatismo in Moldavia, i filorussi hanno ricreato una specie di nuova Repubblica Sovietica, socialista sovietica, ed è rimasta un paese riconosciuto solo da Corea del Nord, Russia e pochi altri. Allo stesso modo, questa politica di separare gli ucraini fra filorussi e ucraini è una politica etnica, linguistica, religiosa che trae spunto dal filo occidentalismo dell'Ucraina che da quando è caduta l'Unione Sovietica si vuole sempre più distanziare e separare dalla Russia. Però ricorda molto la politica, la geopolitica di Hitler, che col pretesto di riunire tutti i teutonici, i parlanti tedesco, come i sudeti, e ha fatto guerra a mezza Europa conquistando mezza Europa. E quindi sono queste politiche che ci fanno vedere come ieri il pangermanismo, perdono, ieri il pangermanismo, oggi il panslavismo non sono morti, soprattutto il panslavismo. Dall'epoca di Stalin ad oggi i russi hanno sempre cercato di espandersi fuori dai loro confini. Quindi, ieri la seconda guerra mondiale ha posto fine alle speranze di un pangermanismo, cioè di un'unione di tutti i tedeschi fuori dai confini della Germania, con la conseguente conquista dei territori occupati dai tedeschi, magari discendenti di decima di generazione da tedeschi di madrepatria. Oggi, invece, nessuno riesce a frenare i sogni di panslavismo, cioè di l'unione di tutti i territori dove vivono gli slavi, soprattutto di origine russa, magari da generazioni divisi dalla madre patria russa, dalla grande madre Russia. E quindi ci sarà questo, che prima era col pretesto di unificare gli stati all'Unione Sovietica, che si diceva con chi confina l'Unione Sovietica, con chi vuole. Oggi invece il pretesto di ritornare alle tradizioni ortodosse, a un'unità culturale russa, questo nazionalismo dilagante, che vogliono rifare una specie di panslavismo unificando direttamente a Russia tutti i territori nei quali vivono russi. Per esempio in Ucraina ci sono molte città dove la maggior parte dei cittadini, come in Georgia, sono russi. Perché Stalin li deportò ai russi lì e deportò gli abitanti del luogo di Ucraina e di Georgia e di Azerbaijan, eccetera, in Russia, in Siberia soprattutto. E quindi, se c'è una città in Georgia o in Ucraina che ha un 10% di russi, quella città deve subito unificarsi alla madre Russia e essere sotto il dominio di Mosca, diretta o indirettamente con dei
governatori, dei politici, dei funzionari e dei dirigenti fantocci. Queste pretese portarono Hitler alla seconda guerra mondiale. Speriamo che non portino Putin e i russi alla terza guerra mondiale, perché ci andrebbero di mezzo tutti gli altri, primi fra tutti gli europei, che perderebbero il gas e il petrolio di Gazprom, e gli italiani ci siamo persi per colpa delle avance francesi sulla Libia il gas e il petrolio di Gheddafi. Quindi ci avremo più dipendenza da Gazprom. Poi in un altro video spiegherò che la vera arma degli iraniani non sono i missili nucleari, ma l'indipendenza energetica. Però devo fare una puntata a parte. Comunque, l'indipendenza energetica iraniana la vogliono i cinesi e i russi. E non è il vero oggetto della questione se avranno armi nucleari. Vi ricordate negli anni 70, quando c'era la crisi energetica, che c'era petrolio a singhiozzo? Ebbene, se avessero avuto i paesi petroliferi, soprattutto arabi e musulmani, centrali nucleari, avrebbero pure potuto fare a meno di estrarre il petrolio, perché loro non hanno mai avuto raffinerie. E quindi dipendevano dal loro stesso petrolio, ma con delle centrali nucleari avrebbero pure potuto non consumare idrocarburi. E quindi sarebbe stato un boicott più largo, e forse l'Occidente si sarebbe finito con l'inginocchiare. Invece hanno tagliato il boicott perché sono arrivati a un prezzo ragionevole e loro stessi necessitavano del petrolio e del gas che gli elaboravano gli stessi occidentali e gli ridavano indietro. Se gli iraniani avessero indipendenza energetica, potrebbero non somministrare più attraverso del Golfo di Hormuz il petrolio, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Arrivederci, questo è tutto dal vostro Saint Enchant.